Appena partiti si vede tutta riva da lontano. Fantastico. Figa, che trick. Percorso consigliato MTB e cinghiali. Che spettacolo. Ciao a tutti amici di One Day Adventure. Oggi siamo a fare il famoso sentiero del Ponale. Il sentiero del Ponale è un sentiero che parte da riva e arriva fino al lago di Ledro. Praticamente la prima metà è scavata nella roccia e la seconda metà nella valle di Ledro. È un percorso di circa 10 km che oggi noi faremo il mountain bike. È una bellissima giornata, se vedremo degli fantastici panorami. Oggi sono in compagnia di Marco e del Baldut. Siamo pronti per partire, per fare il sentiero del Ponale. Bellissimo. A dopo. Ecco l'inizio del sentiero del Ponale. Parte da qui e si comincia. Appena partiti si vede tutta riva da lontano. Ecco i temerari, vai Baldos, vai! Grande! Questa era l'antica strada che connetteva Riva alla Valle di Ledro. Poi è stata chiusa perché hanno fatto una superstrada moderna e adesso l'hanno aperta 20 anni fa al pubblico, doveva fare dei lavori di messa in sicurezza. Figa, che trick! Panorama meraviglioso. Cascata, non so se si vede, eccola, fantastica, via. Quello è il castello che non c'è, non so come mai si chiama così, lo chiamano così, però vabbè, un po' si capisce come mai lo chiamano così, non so neanche se era un castello, resta solamente le pareti. Finito il Ponale, si entra nella Valle del Ledro per raggiungere il lago. Regasina, 3 km. Che è un paesino nella Valle di Ledro. Eccoci in Valle di Ledro, bellissimo, natura fantastica, fantastica. Ecco i due ragazzi super dopati, strafatti di metanfetamina, direttamente di Walter White. Acqua caldissima di questo ruscello qua, eh! Baldo, 1000 euro ti tuffi dell'acqua fresca. Mi tuffare anche per 10 euro. Valle di Ledro! Come le sembra il percorso? Bello, bene, bello. Dai! Sono molti fiori! Un bel percorso! Ma lei è caratteristico! Da dove viene? Siciliano! Sì, è dal sud! Eccoci arrivati a Pregasina, paesino appena prima del lago di Ledro, il mulino di Ledro, bellissimo, con ruscello, fontanella per reidratarsi. Si continua a salire in direzione del lago di Ledro. Oh, fantastica la casa di Polino. Sì, dai. Vai Baldo, fai la volata. Abbiamo trovato una grotta della Madonna proprio. Che spettacolo. Che bello. Eccoci arrivati al lago di Ledro. Questa è la prima casa dove era venuto a abitare Marco, da solo. A meno spifferi. Qua c'è il museo della preistoria. Ora faremo il giro del lago di Ledro, ma a metà pausa pranzo. Con stinco di maiale, polenta, capriolo, cinghiale. Via.
là che ha che fico. Ah, che verde! Salita nastro! Ma che bello il lago! Dopo Marco ci farà vedere un tuffo. Il giro del lago di Ledro in pieno novembre, spettacolare. Siamo alla spiaggia principale di Molino di Ledro e tastiamo l'acqua a metà novembre. Ma sì, dai, freschina. Un bagno ce lo farei. Ah, Baldo, fai vedere il tuo fisico da fuori. Ah, è vero, un wrestling anni 80. Ovviamente dopo il giro del lago di Ledro e dopo la salitone 10 km, il ristoro con panino con speck, cetriole e birrozza. Sto già morendo. Ci aspetta la discesona. Che spettacolo! Vai, vai, di discesa! Vai che spacchiamo! Ci spacchiamo con la discesa! Vai, vai! Vai che venerdì! Pizza nastro, zio porco! Ragazzi, terminata questa avventura di One Day Adventure per il sentiero del Ponale. 10 km di salita, ci abbiamo messo un'ora e mezza. E la discesa è stata bellissima e velocissima, ci avremmo messo 20 minuti, mezz'ora. Piaciuto, Baldus? Bellissimo. Lo rifarai? Sicuramente. Bene, dai, bene, bene. Magari con una bike. Con le bike? No, troppo facile. Marco, piaciuto il sentiero del Ponale? Lo rifarai? Se ve lo consiglio Davide, ve lo consiglio anch'io. Capito? Se... seguite i miei consigli e andate sul sicuro. Ciao a tutti, scrivete nei commenti se il Baldo deve, la prossima volta deve farla con l'e-bike o con la bici normale. Ciao a tutti. Ciao. Scrivete qua sotto, qua in descrizione, la campanella, cliccate la campanella.